みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよcome un muro, noi terremo, vinceremo e non ci lasceremo mai. Axel è un attaccante vero, tornado di fuoco è il suo tiro ed il nostro obiettivo è vincere il Football Frontier. Ognuno ha un colpo che ha imparato, lui ha da una squadra che nel cuore sembra bravo. Che devi lottare con la forza che hai, così la tua partita verrai, che vincerai. Corre, salta, dietro al pallone, i magi col tuo gioco rendere potrai. Corre, salta, dietro al pallone, e corrono con lui i sogni che tu hai. Corre, salta, dietro al pallone, finché in rete non andrà. Finché rete non andrà.稲妻イレブンはレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りします。Migliorate di giorno in giorno, ragazzi. Coraggio, fatelo un'altra volta. Ali di fuoco! Alla grande, ragazzi! Un sincronismo perfetto! Veramente anche il nostro Dragon Tornado rasenta la perfezione! Allora, Jim, che te ne pare? Ottimo lavoro! Il merito è anche tuo, Jim! Grazie! Hai visto che colpo strabiliante che hanno imparato? Proprio così strabiliante, lo vorrei tanto imparare anch'io un giorno o l'altro. Cosa? Ma quello non è il signor Mildred. Di un po', quel signore chi è? Ma come, lui è il signor Raymond, il direttore della scuola. In altre parole, è il padre di Nelly. Perdonami, ma io mi sono trasferito qui da poco e certe cose non le posso sapere ancora. Che ci fa qui il direttore? Ecco... Ci sono! Anche il direttore è un veterano della mitica Inazuma Eleven? Non credo sia questo il motivo. Devi sapere che mio padre, oltre a essere a capo della squadra di calcio della nostra scuola, è anche un dirigente del comitato organizzatore del Football Frontier. Oh? Comincia il campionato! Vi siete qualificati per il campionato nazionale, congratulazioni! Grazie, signor Raymond! Sa una cosa? Non credevo alle mie orecchie quando mia figlia mi ha detto che un veterano della leggendaria Inazuma sarebbe diventato l'allenatore della squadra. Oh, lei è troppo gentile. È passato tanto tempo ormai. No, davvero, la ringrazio molto per essere tornato ad aiutarci. E ringrazio tutti voi che con le vostre vittorie avete fatto salire alle stelle la popolarità del campionato regionale. Spero che diate il massimo anche in quello nazionale. Sì, signore! Vero, ragazzi? Ce la metteremo tutta per vincere il campionato! Sì! Questo è molto incoraggiante! Ma dovrà incoraggiarci anche lei! Certo, potete contarci! Il signor Raymond sembra un tipo molto caloroso! Sì, è vero, a volte mi ricorda Mark! Adesso, papà, se non ti dispiace, i ragazzi dovrebbero riprendere l'allenamento! No, aspetta, ho ancora una cosa da fare! Ragazzi, questo posto ha fatto il suo tempo. Vuole vedere in che condizioni è all'interno? Mia figlia mi ha detto che è tutto piuttosto vecchio. Certo, è lo stesso posto che utilizzavamo noi tanto tempo fa. Davvero? Non lo sapevo. Ecco, vedete queste scritte? Sono di allora. Oh.
Non le avevo mai notate. Neanch'io. E pensare che è un po' che utilizziamo questo posto. È come se ci fossero dei fantasmi. Questa l'ha fatta mio nonno. Proprio così, Mark. È tutto come lo abbiamo lasciato noi. Tutto quello che era della leggendaria Inazuma Eleven è in questo posto. Mi sembra quasi di sentire la grinta e il sudore dei suoi giocatori. Se la cava bene. Sì, abbastanza bene. Anche se a prima vista non sembra, sono un appassionato di calcio da tanti anni. Accidenti. Scusami, Mark. Comunque, non vi sembra che questo posto sia un po' troppo piccolo, soprattutto nel caso in cui i giocatori dovessero aumentare? Beh, a pensarci bene. Nonostante questo spogliatoio sia carico di ricordi, non ha molto senso rimanere ancorati al passato. Per cui, sempre se voi siete d'accordo, avrei deciso di allestire un nuovo spogliatoio per la squadra. Consideratelo un regalo per aver risollevato la squadra e un incoraggiamento in vista del campionato nazionale. È fantastico, capitano! Lei è davvero generoso, direttore! Che uno bella notizia, nuovo, mi sembra avere uno spogliatoio nuovo! Ma a me questo va bene. Cosa? Queste quattro mura hanno visto la leggendaria Inazuma Eleven del passato e hanno anche visto la nostra squadra muovere i primi passi. Qui abbiamo trovato nuovi calciatori, oltre che nuovi amici. Questo spogliatoio rappresenta la storia della Raymond Eleven. Questo spogliatoio è il nostro tesoro più importante. Ragazzi, io credo che Mark abbia ragione. Sì, anch'io. È qui che dobbiamo portare il trofeo del Football Frontier. Ben detto. Questo sì che è parlare. Ok, capitano, hai convinto anche noi? Sì, questo spogliatoio ci sta bene così com'è. Fantastico. Grazie, ragazzi. Mark dimostra ogni giorno di più di avere la stessa grinta e lo stesso carisma di suo nonno, il grande David Evans. Che peccato, però. Sai, Nelly, tuo padre è veramente una brava persona. Ah, dici davvero? Grazie, Mark. Ora capisco perché ti sei offerta di lavorare volontariamente per la squadra. Voilà! Siamo tutti con voi! Ciao, Nathan. Miles, è un po' che non ci vediamo. Allora, come va? Ti alleni molto? Ma certo, come sempre. E tu ti stai dando da fare? Sì. Quando torni ad allenarti con noi? Oh? Se non sbaglio, avevi detto che andavi a giocare a calcio soltanto per dare una mano. All'inizio era così, ma poi col tempo... Nathan, va tutto bene? Sì, certo, tu va pure. Vi raggiungo subito. Ok. Deve essere bello giocare nella squadra di calcio. Giocherete il campionato nazionale. Sì, è proprio così. Ed è anche merito tuo se siete arrivati così in alto. Beh, il merito è di tutti. Nella nostra squadra le partite si vincono o si perdono insieme. Quando tornerai a correre con noi, Nathan? Oh, ecco, veramente... Su, ragazzi, adesso calmatevi. Vi ricordo che Nathan è venuto qui con me. Che ti prende, Miles? Parli come se fossi il suo manager personale. Il fatto è che ognuno di voi lo vorrebbe tutto per sé. Vi dispiace se ci parlo un po' io prima? D'accordo, d'accordo. Come vuoi. Ti va di fare una corsetta? È tanto che non corriamo insieme. Non capisco. Che fine ha fatto Nathan? Capitano, vado a cercarlo io. Sta tranquillo. Ok, grazie. Via! Niente da fare, sei sempre più veloce. Complimenti. Certo, però che brutta figura. Uno che fa atletica leggera non può correre più lento di uno che gioca a calcio. In teoria dovrebbe essere così. Sì, è vero, però non vi siete accorti di quanto va forte Nathan? Io l'ho trovato in forma smagliante. Sì, hai ragione, questo è vero. Dici che dipende dal metodo di allenamento? È probabile, sai, ora che ci penso, la preparazione che faccio adesso è molto più faticosa di prima. Meno male, Nathan è lo stesso di sempre. Posso tirare un sospiro di sollievo. Un sospiro di sollievo? Che vuoi dire? Ecco, a dire la verità, da quando Nathan non si allena più con noi, temevo che si fosse dimenticato come si corre. No, semmai il suo problema è che va fuori forma molto facilmente. Dico bene, Nathan?
Avete battuto delle squadre fortissime. E questo anche grazie alla tua velocità e al tuo stato di forma. Ma se vuoi continuare così, dovrai mantenerti su questi livelli. Certo, e continuo ad allenarmi ogni giorno di più. In bocca al lupo per il campionato nazionale. Sì, faremo tutti il tifo per te. Ma non credi che sia il momento di tornare ad allenarti con la squadra di atletica? Dai, magari ne parliamo un'altra volta. Sarà meglio se torno dai miei compagni. Nathan, sei in ritardo. Sì, scusami, Mark. Allora, dove si era cacciato? Ecco, veramente... Sono pronto, cominciamo? Sì, diamoci da fare. Di cosa stavi parlando prima con quei ragazzi? Niente di importante. Nathan, Axel, provate il colpo ali di fuoco. Pronti! Ali di fuoco! Nathan non sbaglia mai questo colpo. Forza da capo! Che cosa succede? Prima della pausa avevano segnato 10 volte su 10, adesso non ne hanno messa neanche una. Certo che è facile capire a cosa stai pensando. Ma che dici? Quei ragazzi ti hanno chiesto di tornare a correre con loro, non è vero? Per quanto riguarda i dati sulla vecchia Inazuma Eleven, era stato Dark a cancellarli. Proprio come sospettavo. È stato anche lui un membro della Inazuma Eleven, e qualunque prova in grado di dimostrarlo è stata cancellata per sempre dalla faccia della Terra. Ma non capisco, perché fare una cosa del genere? Alcuni dei veterani della Inazuma, a cominciare dal suo maggiordomo, hanno iniziato finalmente a rispondere alle mie domande. La prego, vada avanti. A quanto pare Dark era il vice direttore della squadra di calcio della scuola. Ma certo, me lo sentivo che quell'uomo ha una grande passione per il calcio, anzi ne ero certo. Però ho avvertito qualcosa di diverso quando ero con lui. Che vuol dire? Cosa ha fatto? In realtà niente di particolare. Ma quando inizia a parlare di qualcosa che ha a che fare col calcio, ha un'aria spaventosa. Come dire... Sembra che si nutra di rancore. Rancore, ha detto? Sì, proprio così. Quell'uomo non trasmette che rancore. Fai qui. Se non ti muovi, farai tardi all'allenamento. Non c'è problema, tra poco vado. Quando ieri mi hai chiesto se avevo intenzione di tornare nella squadra di atletica, per la prima volta in tutta la mia vita mi sono reso conto di quanto è forte la mia passione per il calcio. Fino a quel momento non facevo che chiedermi: ma che ci faccio nella squadra di calcio? Io sono un corridore. Tu eri lì solo per dare una mano. Ormai hanno abbastanza giocatori in squadra. Quello che dovevi fare l'hai fatto, te ne puoi andare adesso. Non è solo questo. Torna nella squadra di atletica, per favore. So anch'io che dovrei tornare, ma non posso. Almeno, non in questo momento. Perché? Cos'è che ti frena? Il calcio ti fa provare emozioni diverse da quelle che ti fa provare l'atletica. Io non vedo l'ora di competere con i grandi campioni e diventare un giocatore sempre più forte. Ma anche nell'atletica ci sono campioni da sfidare. Sì, ma ci sono anche tanti fantastici giocatori di calcio che ancora non conosco e contro cui vorrei giocare. A quanto pare non ti importa molto dell'atletica. Non avrei mai immaginato di sentirmi dire queste cose proprio da te. Nathan, torna nella nostra squadra. Torniamo a correre insieme, te lo chiedo per favore. Mi spieghi perché ora ti senti così legato al calcio? È vero, sono molto legato al calcio. Riflettici, Nathan. Sta a sentire. Domani finalmente inizierà il Football Frontier. Verrai a seguire le nostre partite. Parlo sul serio, verrai a vedermi giocare. Perché me lo chiedi? Ti prego, vieni a vedermi giocare. E poi discuteremo del mio ritorno nella squadra di atletica. Se mi prometti che ne riparleremo, verrò a vederti. Sì, te lo prometto. Scusa, ora devo andare. Ciao!
Di che stavate parlando? Quel ragazzo si chiama Miles e da grande diventerà un grande corridore, anche se adesso è ancora un po' grezzo. E vorrebbe che tornassi nella squadra di atletica, vero? Sì, temo di aver tradito la sua fiducia. Vedi, io ti volevo come membro della squadra, ma ho sbagliato a chiederti di giocare con noi solo per darci un aiuto provvisorio. I tuoi allenamenti duri e scapestrati mi hanno conquistato ormai. Il fatto è che quando te l'ho chiesto ero disperato, ci mancavano i giocatori. All'inizio credevo che avrei giocato con voi solo per un breve periodo, ma poi mi sono reso conto che non facevo altro che pensare al calcio. È un'emozione più profonda di quella che provavo quando correvo. Che altro vuoi che ti dica? Ne sono entusiasta. Quindi tornerai con loro? Questo ancora non lo so. I ragazzi dell'atletica sono amici molto importanti per me, ma ora lo siete anche voi. Qualunque cosa deciderò avrò la sensazione di aver tradito qualcuno. Io invece credo che qualunque cosa tu deciderai di fare sarà la scelta migliore. L'importante è che tu ci rifletta bene finché non ne sarai sicuro. No! State scherzando. Nathan vorrebbe abbandonare la squadra. No, non è possibile. Ve lo immaginate? Se Nathan se ne va, non potremo più realizzare lo schema Ali di Fuoco. Lui è il più veloce di tutti. Ma io l'ho visto mentre si allenava coi ragazzi della squadra di atletica. E poi non vi sembra strano il fatto che sia arrivato tardi all'allenamento per stare con loro? Questo non ci voleva. Domani inizierà il campionato nazionale. L'unica cosa certa è che senza Nathan domani non potrete realizzare lo schema Ali di Fuoco. All'inizio era entrato nella squadra solo per darci una mano negli allenamenti, visto che ci mancavano i giocatori. Ma non può abbandonarci proprio adesso che stiamo quasi per iniziare il Football Frontier. Oh no! Secondo voi se ne andrà davvero? Sarebbe una cosa terribile! Adesso vedete di calmarvi. No, l'hai saputo! Che cosa facciamo se Nathan ci abbandona? Siamo rovinati! Forse hai ragione, ma solo lui può decidere cosa fare. Bravi ragazzi, andate sempre meglio. La precisione è migliorata rispetto a ieri, mentre la potenza sembra già sufficiente. Forza, da capo! Ok. Vorrei tanto sapere che cosa deciderà Nathan. Non preoccuparti, è una faccenda sua. Noi ora dobbiamo soltanto concentrarci sulla prima partita del campionato. Sì, forse hai ragione. Oh. Pronto, Peter, che succede? Va tutto bene. Peter! Come sta mio padre? È pieno di ferite dappertutto, ma fino a un istante prima di perdere conoscenza non ha fatto altro che pensare alla vittoria nel Football Frontier. Fatti coraggio, Nelly. Sì, non preoccuparti. Ora mi calmo, davvero. Si può sapere cos'è successo? Ha avuto un incidente mentre stava facendo ritorno a casa. È avvenuto proprio davanti allo stadio in cui si giocherà il torneo. Deve essersi distratto un attimo a guardare lo stadio. Ci sono stati anche altri feriti, ma il più grave è il signor Raymond. Secondo me, dovresti rimanere accanto a tuo padre, Nelly. In questo momento è la cosa migliore da fare. Sì, rimani qui con lui. Così appena riprenderà conoscenza, vedrà la tua faccia e questo lo aiuterà a sentirsi meglio, vedrai. Sì, esatto, proprio così. Stavo per dirlo io, mi hai tolto le parole di bocca. E per quanto riguarda noi, non devi preoccuparti. Vinceremo la nostra prima partita, sicuro. Bravo, questo è lo spirito giusto. Signor Smith. Non appena ho saputo dell'incidente, mi sono precipitato qui da voi perché sono molto preoccupato. Secondo me non è stato casuale, c'è sotto qualcosa. Il giorno del Football Frontier è finalmente arrivato. La spasmodica attesa dei tifosi è giunta al termine. Ci troviamo nel mitico Frontier Stadium, già teatro di battaglie inenarrabili. Signore e signori, che il Football Frontier abbia inizio! Da oggi le squadre che hanno vinto i rispettivi campionati regionali si contenderanno fino all'ultimo respiro il titolo di squadra scolastica più forte di tutto il Giappone. E ora passiamo alle presentazioni. Per prima fa il suo ingresso in campo la squadra che ha vinto il torneo del distretto di Kinki, la Shuriken Junior High. Finalmente ci siamo, ragazzi. Sono successe tante cose negli ultimi tempi, ma quello che conta adesso è che siamo arrivati fino a qui e ce la metteremo tutta. Sì! Ascolta, Jack, se devi andare in bagno, vacci adesso. Grazie!
ragazzi, ma è tutto ok! Dovete dare il meglio di voi! Fatelo anche per il nostro direttore! E adesso la squadra vincitrice del distretto di canto, la Raymond Junior High! Tocca a noi, andiamo! Durante il campionato regionale, la sorprendente Raymond ha battuto la temutissima Royal. Questa squadra è da tenere d'occhio. A vederli scendere in campo, il pensiero corre subito alla leggendaria Inazuma Eleven. Proprio un'introduzione classica e solenne. Sono stato io a scrivere la presentazione della Raymond. Sono contento che almeno sia venuta bene. Oh? Ho seguito con orgoglio tutte le partite della squadra, ma da questo momento non sono più la voce ufficiale della Raymond. Ho dovuto lasciare questo compito a mio padre. Suo padre? Il commentatore è suo padre? La nostra missione è stata sempre quella di tenere alto l'entusiasmo nel mondo del calcio scolastico con le nostre cronache appassionate. Facciamo i cronisti da sempre. Capisco, però adesso cerchi di calmarci. Padre okay? Adorato, lasciate questo onore. È il momento della Royal, la squadra campione in carica. Nella finale dell'ultimo campionato regionale hanno perso di pochissimo contro la Raymond. Ciononostante sono ammessi al Football Frontier in quanto detentori del titolo e lo difenderanno con tutte le loro forze. Come va, Jude? Ti fa ancora male il piede? Non preoccuparti degli avversari e pensa soltanto a te stesso. Questo non è il campionato regionale, questo è il Football Frontier. Ecco perché siamo tutti elettrizzati. Anche se nell'ultima partita siete riusciti a batterci, sappi che non vi permetteremo di vincere contro di noi proprio in questo stadio. Capisco, sarà una sfida all'ultimo respiro. Pronto, sono Smith, chi parla? Cosa ha detto? E chi lo ha permesso? Ray Dark è stato rilasciato. Insufficienza di prove, una follia, lo stavamo incastrando. Accidenti, non ci voleva. E ora cosa succederà? E come ultima squadra scolastica partecipante ci è stata da poco confermata la partecipazione su invito della Zeus Junior High. Non l'ho mai sentita. Seria, sbaglio, questa squadra non risulta sul registro delle squadre partecipanti che hai redatto per noi. A causa di problemi organizzativi, la Zeus non prenderà parte alla cerimonia di apertura. Signore e signori, tra le squadre che vedete ora in campo, c'è la futura vincitrice del Football Frontier!忍術を使って選手を鍛えてるっていうすげえやつらが相手だぜ。そしてこの試合にかける風丸の思いは、次回稲妻イレブン破れ忍者サッカー。これが超次元サッカーだ。稲妻イレブンはレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 納得できるまで、いっぱい考えるんだ。以上。